Uno degli autogol più clamorosi che uno si può fare quando si fa installare un impianto di videocontrollo è quello di usare un vecchio monitor che c'ha lì, marcio, per vedere le proprie telecamere. Sì, certo, ma io me lo sono connesso al mio TV Ultra HD 4K. Beh, in quel caso probabilmente la visione sarà anche valida, ma utilizzare invece il vecchio monitor del PC, magari ancora a tubo catodico con la VGA a risoluzione 640x480, fa degenerare il livello dell'impianto di videocontrollo di parecchio. Il risultato finale che voi percepirete, cioè la visione live, perché poi è quella su cui tu, utente finale, ti confronti, perché alla fine 4 megapixel, ma alla fine tu ti connetti al tuo bel monitor e dici bello oppure brutto. Bene, il monitor è ciò che ti restituisce il risultato finale del tuo impianto di videosorveglianza in maniera diretta e istantanea. Per cui se quello fa cagare, il risultato finale ti sembrerà mediocre. In realtà è semplicemente che tu stai passando attraverso un vecchio monitor per PC o per un qualcosa che non è nato per fare quel mestiere. I monitor da videosorveglianza sono monitor costosi, sono monitor molto belli. Sono monitor che valorizzano il vostro impianto di videocontrollo. Mi permetto di ricordarvi inoltre che se siete in un luogo pubblico, in un'attività, in un negozio, e se utilizzate per esempio una vecchia televisione, che sia essa a tubo catodico o LCD, ma comunque che abbia un attacco per l'antenna, questo potrebbe implicare a voi l'obbligo di pagare il canone. Cosa che invece non dovreste fare se utilizzate un monitor specifico per il videocontrollo. Per cui attenzione anche a questi adempimenti burocratici. Nessuno vi vieta di usare la TV, ma ricordatevi che in quel caso dovete pagare il canone RAI, dovete pagare magari anche la SIAE, insomma, andate incontro a delle spese che utilizzando un prodotto specifico, che costa di più, ma costa di più soltanto all'inizio, non avreste. Per cui attenzione. Altro simpatico dettaglio è che un monitor da videosorveglianza nasce per stare acceso H24, per cui non va in standby, cosa che invece molti televisori fanno a meno che non andiate voi a trovarvi timer, orologi, e poi soprattutto ha una componentistica e una struttura interna nata apposta per fare quel lavoro, cioè stare acceso H24. E spesso e volentieri mi permetto di aggiungere che i fornitori vi danno anche una garanzia completamente diversa. Poi io ho avuto un televisore che ho tenuto in vetrina 5 anni, poi si è usurato e ha funzionato benissimo. È andata bene così. Però ci sono tutte delle scelte che ci dovrebbero far riflettere sull'opportunità di installare un monitor nato per valorizzare un impianto di sorveglianza rispetto a un vecchio monitor da computer che magari ci farà percepire i colori, la risoluzione e in pratica tutto quello che per cui abbiamo pagato come scadente. Ciao!